Alle nostre spalle l'inconfondibile profilo del Ponte Vecchio, siamo ovviamente a Firenze, di fronte alla sede della Camera di Commercio di Firenze che oggi premia ben 100 imprese, un premio molto importante che pensate risale a prima della pandemia, purtroppo poi il Covid ha bloccato tutto. Oggi la Camera di Commercio premia 100 delle eccellenze fiorentine che sostengono e nutrono il tessuto stesso dell'economia del capoluogo toscano. Andiamo a sentire. Innanzitutto, essendo nel 2021 a termine, essendo un premio del 2019 che per ovvi motivi non siamo riusciti a consegnare durante questo periodo, direi il primo significato è riuscire a premiare tutte le imprese che c'erano nel 2019 e che avevamo premiato, quindi una grande soddisfazione per queste imprese che hanno superato un periodo che non devo stare qui nemmeno a ricordarlo. Sull'economia, di là che sulla sanità per noi è fondamentale e prioritario, ma anche sull'economia e i danni che ha creato. Direi che oggi noi abbiamo 100 imprese di categorie diverse, chiaramente, ma che rappresentano un po' sul tessuto metropolitano una forza incredibile che Camera di Commercio cerca di raccontare attraverso i dati molte volte, ma quando le tocchi con mano queste persone, queste esperienze, queste imprese appunto, vedi che il territorio è veramente ricco. Questo è un periodo, devo dire da qualche mese, che non facciamo altro che annunciare, anche con procedure molto concrete, finanziamenti, quali a fondo perduto, quali a fondo agevolato. Lo sappiamo, ormai in un nome in codice si chiama PNRR e poi a sua volta, quindi assolutamente la soddisfazione è ovviamente alta. La preoccupazione che abbiamo tutti noi, direi, è trasformarli in esecuzione, perché sappiamo troppo e a volte siamo rimasti imprigionati con i nostri progetti. Questa volta sarebbe il colmo, prigionetti e risorse, rimanere imprigionati con i progetti e con le risorse a disposizione. Quindi dobbiamo assolutamente riuscire a chiudere i progetti e renderli operativi. Però la soddisfazione l'avremo lì, non quando ci abbiamo avuto soldi. Sì, guardi, noi abbiamo voluto cogliere la prima occasione possibile dataci dalle norme anti-Covid per ripartire subito con questo premio, premio Firenze e Lavoro, per, come dire, celebrare 100 aziende di eccellenza di varie categorie, dalle agricole alle commerciali, alle imprese giovanili, alle imprese al femminile, alle imprese digitali, per dare anche un segnale di ripartenza. Sono imprese che, a dispetto della crisi e nonostante la crisi, sono andate avanti anche crescendo nella loro espansione economica, nella loro espansione commerciale, quindi ci sembrava opportuno dare un segnale a tutto il contesto economico fiorentino che conta 140.000 imprese registrate con un simbolo, un segnale nella direzione proprio della ripartenza. Beh, che effettivamente oggi è una bella giornata perché possiamo celebrare questi 100 imprenditori, campioni di talento e successo, avendo alle spalle un periodo effettivamente terribile, ma che confidiamo di avere superato. Festeggiamo oggi la loro bravura, la loro capacità di resistere anche alle difficoltà, ma soprattutto con questo successo ci incoraggiamo verso una strada che non può essere altro che una strada che porta Firenze al centro delle relazioni internazionali, come è sempre stata, con le sue imprese, col suo tessuto economico, in effetti che potrà essere ulteriormente arricchito dagli investimenti anche pubblici, quelli ad esempio del React, questi 80 milioni di euro che arrivano nella città per le infrastrutture, una prima tranche di tanti altri investimenti che arriveranno in questi anni. Insomma, festeggiamo questi talentuosi imprenditori e festeggiamo insieme la ripartenza della città, perché Firenze sta risorgendo dalle ultime settimane con un clima diverso che respiriamo. Dobbiamo concentrare i nostri sforzi per assicurare questa ripartenza sempre più forte della città.